E ora finiamo la puntata con l'angolino delle moto, dove Aurora Bobone ci racconta i particolari della nuova Suzuki GS750. Vediamo. Forme slanciate, prestazioni eccezionali e un'impostazione di guida che assicura un controllo totale. La Suzuki GSX S750 reinterpreta in chiave più stradale il mito della GSX R750, rendendo le sue doti leggendarie alla portata di tutti, grazie a soluzioni tecniche esclusive, derivate anche dalla MotoGP. La nuova 4 cilindri Suzuki è pronta a riscrivere le regole nel mondo delle naked medie. La famiglia delle Suzuki GSX affonda le sue radici in un passato lontano. La capostipite vide infatti la luce nel 1980 e da allora i vari modelli hanno saputo regolarmente conquistare il cuore degli appassionati di tutto il mondo, combinando in modo sapiente stile, agilità e prestazioni. La GSX S750 raccoglie a testa alta questa eredità e diventa subito il nuovo punto di riferimento della sua categoria. Le linee moderne mettono in evidenza il motore di derivazione Super Sport e la ciclistica evoluta, che assicurano una guida divertente ed efficace su ogni percorso. La GSX S750 adotta una linea filante e dinamica, che ricalca le forme della GSX S1000, diventata in poco tempo un successo globale. La particolare forma del faro e del cupolino, assieme alla compatta e completissima strumentazione LCD, mutata proprio dalla sorella maggiore, contribuiscono a far sembrare la GSX-S protesa in avanti, come uno sprinter sui blocchi. Il 4 cilindri della GSX-S è il più titolato della categoria. Deriva infatti niente meno che da quello della GSX R750, e nessun'altra nuda può vantare un legame così stretto con il mondo delle supersportive. La potenza e la coppia massime sono rispettivamente di 114 cavalli e 81 Nm. Entrambi i valori sono vicini ai vertici del segmento, nonostante le rivali puntino spesso su cilindrate più elevate. Adama Matsu hanno dunque trovato ancora una volta la sintesi perfetta tra fruibilità e prestazioni assolute, tenendo sempre nella dovuta considerazione l'efficienza. Il 4 cilindri da 749 cc ha una percorrenza media di 20,4 km litro nel ciclo WMTC e rispetta i limiti di omologazione Euro 4. La meccanica scelta come base per la GSX S750 è quella della GSX R2005, con il blocco cilindri più verticale rispetto al modello attuale. Una simile caratteristica ha permesso agli ingegneri di realizzare una ciclistica agile e compatta, a metà tra un telaio racing a doppia trave, rigoroso e preciso alle velocità più sostenute, e uno monotrave, più turistico, docile e maneggevole nel traffico urbano. Anche le sospensioni danno il loro apporto per appagare la vista e soddisfare nello stesso tempo le esigenze di un pubblico vasto e variegato. Il monoammortizzatore è lavorato da un forcellone che si rastrema nella parte più vicina al mozzo ed è regolabile nel precario, così come la forcella. Quest'ultima è una spettacolare KYB a steli rovesciati da 41 mm con foderi anodizzati color oro. A completare l'avantreno più specialistico della categoria ci sono potenti pinzefreno Nissing ad attacco radiale, che lavorano una coppia di dischi flottanti a margherita da 310 mm. Nissin firma pure l'ABS, montato di serie, la cui ruota fonica fornisce i dati anche alla centralina che governa il controllo di trazione. Il dispositivo è più sofisticato di quelli adottati dalla concorrenza e può essere impostato su tre diverse modalità, oppure disattivato. In questo modo il pilota può scegliere se e quando fare intervenire l'elettronica per arrestare lo slittamento della ruota posteriore, garantendosi così una maggiore tranquillità nell'apertura del gas su qualsiasi fondo, anche su quelli a bassa aderenza. Parlando di grip, un altro fiore all'occhiello della GSX S750 sono i pneumatici radiali Bridgestone Battlax Hypersport S21 di ultima generazione, montati su cerchi in alluminio con 5 razze Y.
Così finiamo la puntata numero 9 del 2017 di Motor News. Non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti e darvi appuntamento la settimana prossima, sempre in questa rete a questo orario. Grazie, arrivederci.